Grazie. Grazie, buonasera, grazie signora Amati, grazie alla famiglia Castelnuovo. Noi oggi celebriamo la giornata della memoria e oggi abbiamo un'occasione nuova, non unica ma nuova, di ricordare in Angelo Castelnuovo una delle persone che ha pagato con la propria vita, con la propria esperienza, la costruzione di un pezzo di storia. Di un pezzo di storia probabilmente tra il peggiore in assoluto, sicuramente il peggiore della storia moderna e contemporanea, che è quello che ha visto il predominio del nazifascismo e la scienza dello sterminio come strumento di potere, come strumento di oppressione politica. E oggi, oltre a Castelnuovo, mi piace ricordare altre persone, penso ai fratelli di Cicere, Lino e Pietro, di cui abbiamo le pietre di inciampo ad Acquate, salendo verso la scalinata, uno a martire a Fossoli e l'altro a Matause. E ancora Lino Galvani, a 5 anni dalla sua scomparsa. Sono andate 2 parole con il signor Castelnuovo un attimo fa. Io ho avuto modo da giornalista di intervistare Pino Galvani ed era uno che dopo essere rientrato dal campo di concentramento lui non aveva mai voluto parlare perché si vergognava, perché riteneva anche poco credibile la sua testimonianza, raccontare davvero le cose che aveva vissuto in prima persona, che aveva visto, ma neanche sua sorella, neanche i suoi familiari. Poi a un certo punto ha sentito il dovere di iniziare a raccontare ai giovani e così è stato. Così è stato per tante generazioni di studenti, la sua testimonianza, la sua voce, il suo racconto. E quindi è incredibile. Quindi capisco anche il pudore di chi magari non si è aperto per la vergogna delle cose subite, per l'imbarazzo disumano delle cose che hanno potuto venire. Oggi è la giornata della memoria, si dice sì perché certe cose non accadono, altro che però si stanno accadendo. Basta ampliare l'orizzonte geografico. Guardiamo cosa sta accadendo ai confini della Libia in termini di attuali lager, cosa sta accadendo sulla rotta balcanica, cosa è accaduto in Jugoslavia fino a pochi decenni fa. Quindi questa memoria in realtà non è mai così forte e non scende mai così in profondità nelle nostre coscienze in maniera tale da diventare una prevenzione rispetto a quanto ancora può accadere. E allora un elemento di speranza in questa parabola di questa settimana della memoria voglio riagganciarla a Liliana Segre. Liliana Segre, che in quest'aula consigliare proprio lunedì sera ha avuto l'elemento della cittadinanza onoraria, quindi è nostra concittadina lucchese, e in queste ore sta leggendo il Presidente della Repubblica. Quindi questo filo della memoria, questi valori intensi che tengono insieme le generazioni, uno Stato, ma anche l'umanità. Io penso che questo sia il vero messaggio di memoria e la vera forza che tutte queste persone ancora oggi ci trasmettono. Grazie. Riprendere quello che diceva il nostro sindaco, come non bisogna dare nulla per scontato, come cattivi esempi ci siano ancora oggi, come certe situazioni che ricordava il sindaco ce le abbiamo alle nostre porte, abbiamo la Libia, l'Ucraina, quello che state lei. Quindi non diamo per scontato che non si ripetano più, perché dobbiamo lottare con i nostri esempi. Io, come esempi negativi, oggi il ministro dell'Interno ricordava l'episodio di Livorno, oggi qualche giorno fa, un ragazzino, insomma, ad opera poi di adolescenti, questo clima di intolleranza che ancora c'è e che noi dobbiamo biasimare. Come esempi positivi volevo ricordare che stamattina noi stavamo a consegnare le medaglie sia al comune di Barzano, dove c'erano 2 insigniti, li voglio ricordare, perché è importante ricordare questi nostri concittadini, Luigi Ziella e Nicolino De Franco, e il nipote ha fatto le ricerche, lo diceva una volta l'anno, non l'hai fatto tu le ricerche, cioè questo nipote di questi 2 nonni, paterni e paterni,
che lui ha fatto delle ricerche perché aveva saputo di questo nonno conosciuto e si è industriato lui per portare alla luce quello che avevano fatto. E ha raccontato stamattina un ragazzo giovane, 28 anni, perché l'ha fatto e perché voleva portare appunto il ricordo di questi nonni. Poi siamo stati a Casaltenovo con il sindaco Galdiani per consegnare la medaglia a Giuseppe Rocca, quindi i primi tre insigniti di quest'anno. Quest'anno sono 20 medaglie d'oro, meglio medaglie d'onore che dovremo consegnare. L'anno scorso erano molto di più, no, quasi 82. Quest'anno 20 medaglie. Noi in genere facciamo una cerimonia collettiva col sindaco, però non essendo invitati anche gli altri sindaci, motivi di Covid, anche quest'anno abbiamo deciso che sia il prefetto a recarsi, come già avvenne l'anno scorso, insieme ad Amante, a Nasatti, siamo andati a consegnare noi le medaglie nei territori. Ed è stata una bellissima esperienza, innanzitutto per me, così era il primo anno che ero a Lecco, mi sono fatto anche conoscere e hanno apprezzato anche i familiari il fatto che sia il prefetto a recarsi nei territori e non viceversa. Che le cerimonie di far venire i familiari, spesso sono anche, non si può essere giovani, ma ci sono anche familiari di una certa età, farli spostare non è piacevole. Quindi stamattina abbiamo iniziato a Balzano e Casaltenovo, stasera siamo a Lecco, nei prossimi giorni consegneremo le ulteriori domande. Io li voglio ricordare e poi dirò qualcosa per concludere. Saremo a Cavolzio Corte per dare la medaglia ai parenti di Leandro Bazzi, un altro insignito. Civate, Carlo Castelnuovo e Pietro Castelnuovo. A Lecco, un altro Castelnuovo, Angelo Castelnuovo oggi. A Galbiate, secondo Marchetti. Mandello Dell'Ario, Ambrogio Busi e Giovanni Lanfranconi. A Olginate, Luigi Grimaldi. A Olgiate Molcora, Guido Mauri. A Pagnona, Giacomo Taddeo. A Primaluna, Giuseppe Manzoni e Francesco Selva. A Taceno, Antonio Aldè. A Valmadrera, Quirino Castagna, Andrea Dell'Oro e Gaetano Massena. E a Verderio, Giovanni Ainotti. Questi sono i 20 insigniti di quest'anno. Ecco, quindi concludendo vi dico grazie, perché l'esempio, poi dirà qualcosa Amanda e pure Nicoletta sull'insignito di questa sera, siate fieri e siamo tutti fieri dell'esempio che lasciano a noi questi nostri concittadini. Ne abbiamo tutti bisogno. Siamo, il sindaco ricordava Liliana Sente, un altro grande esempio, il fatto che il comune abbia ritenuto di concedere la cittadinanza onoraria è un segno di grande attenzione. Quindi io mi compiaccio col Consiglio Comunale di Lecco per aver avuto questa sensibilità. E noi lo dobbiamo ricordare alle nuove generazioni, perché poi sono i giovani che devono portare avanti l'esempio di questi nostri concittadini. Il sindaco anche lui ricordava che stiamo per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica rappresenta tutti noi, no? Rappresenta un'intera nazione. Quindi noi abbiamo bisogno, ma hanno bisogno soprattutto i nostri ragazzi, di prendere spunto, esempi da questi, dal Presidente, ma anche dalle iniziative che avvengono nel nostro territorio. Vedete che Lecco, io dico sempre, è un modello, ma è un modello in tanti settori, che avere questi tanti concittadini che li ricordiamo con la consegna di questa medaglia che va al di là del gesto simbolico, e il segno di riconoscenza che un'intera comunità vuole dare a questi nostri concittadini. Quindi grazie ancora. Io vorrei che Nicoletta ci leggesse una breve dichiarazione e poi avanti che ci racconterà quello che ha fatto lui con le sue ricerche. La medaglia di questa sera va ad Angelo Castelnuovo, era nato a Lecco, il 9 luglio del 1923. Lavorava nel settore metallurgico. Conosce le atrocità della guerra quando viene chiamato alle armi il 7 gennaio del 1943 nel 19° Reggimento Fanteria. Poi con il 31° Reggimento Fanteria Siena partecipa alla difesa territoriale di Napoli dal 25 giugno al 5 luglio del 1943. Appena due giorni dopo, il 7 luglio, viene imbarcato da Lecce diretto all'isola di Creta, dove è fatto prigioniero dai tedeschi il 9 settembre del 1943. E viene internato in Germania, nello Stammlager di Dessau. Viene liberato poi dalle truppe alleate a fine guerra e rimpatriato il 16 luglio del 1945 presso il centro alloggio di Como. Tutto giusto, poi torna a casa, Como, poi torna a casa. Augusto, che cosa vuoi aggiungere? Grazie signor Sindaco, grazie signor Prefetto per l'invito.
Dunque Angelo Castelnuovo è uno dei 650.000 italiani che hanno detto di no alle SS tedesche e alla Repubblica Sociale Italiana. Hanno preferito, diciamo, i lavori forzati, hanno subito umiliazioni, angherie, fame, freddo e tutto quanto di negativo può accadere a una persona, però hanno avuto l'orgoglio di rispettare il loro giuramento, di non tradire la loro nazione, la patria. Oggi è il 27 gennaio, veniva liberato il campo di Auschwitz da parte delle truppe russe e quindi hanno visto le nefandezze successe in quel campo. Io sono stato ben due volte e invito i giovani ad andarci, perché quello che accade non deve più accadere, almeno tutti ce lo auguriamo. Io faccio questo lavoro da circa 4-5 anni di ricerca e ho trovato tantissime situazioni, anche brutte. Fortunatamente, signor Castelnuovo, è tornato a casa, però l'ultima volta, con il signor prefetto, abbiamo consegnato le medaglie a Pagnona, un paesino di 500 anni che ha avuto 36 internati, dei quali 6 morti, e quando il signor prefetto ha consegnato le medaglie c'erano ben 5 morti nell'area di Flossenburg. Quello non è un campo di lavoro, è un campo di concentramento. Erano sullo stesso treno del beato Teresio Ulivelli, medaglia d'oro al valor militare. E quindi questi riconoscimenti che lo Stato italiano dà ci devono servire da esempio, che non succedano certe robe, come ha ricordato il signor prefetto di quel ragazzino di 12 anni, oppure che la nostra amata senatrice Segre, che a 91 anni si è scortata perché riceve minacce tutti i giorni. Ecco, vorrei anche far presente che la senatrice Segre è stata nascosta a Ballabio nel 1943 per circa 2 mesi, ospitata da una famiglia che l'ha tenuta praticamente prima di espatriarsi, si è tenuta nascosta. Poi il papà ha deciso di espatriarsi in Svizzera, ma là purtroppo sono stati rimpatriati in Italia e sappiamo poi la sua drammatica vicenda. Ecco, la memoria è importante. Oggi è il giorno della memoria, proprio grazie al signor prefetto e al signor sindaco, che hanno voluto proprio in questo comune celebrare questa giornata anche con questa cerimonia di ricordo del signor Castelnuovo. Io non ho altro. Grazie. Buonasera, grazie signor Amanti. Io mi ero preparato un discorso che andrò a tagliare un pochino perché è già stato raccontato molto di quella che è stata la vicenda di mio nonno che all'indomani dell'8 settembre del 1943 era a distanza a Creta. Si è arreso ai nazisti che l'hanno deportato su un carro merci dalla Grecia fino alla Sassonia. In condizioni indicibili, un viaggio che è durato più di un mese in un'Europa devastata dai bombardamenti e dai combattimenti tra gli alleati e le forze naziste. Mio nonno riuscì a sopravvivere un anno e mezzo in questo campo di concentramento lavorando nei campi, nei campi gay di contadini tedeschi. Riuscì a tornare e questa fu la sua fortuna e forse fu anche probabilmente la fonte del fatto che non volle mai più di tanto confessare, soprattutto a mio padre, quello che accadde durante quel periodo. Probabilmente per pudore, probabilmente per vergogna, probabilmente perché non voleva trasmettere ai suoi familiari i dolori che provava ogni volta che ricordava quei momenti terribili che dovette aver passato. Io personalmente non ho potuto parlare con lui più di tanto di queste vicende perché è mancato più di 30 anni fa ed ero solamente un bambino, quindi non ho avuto proprio occasione neanche di affrontare lontanamente questo argomento. Sono però sicuro che sarebbe contento ed orgoglioso di vederci qui oggi a commemorare lui e tutti coloro che come lui persero la vita piuttosto che dovettero sopportare delle vicende molto forti per la loro successiva esistenza. Quindi di nuovo queste cose non devono più accadere, nazismo e fascismo sono stati due mali assoluti, hanno portato delle guerre che non devono più ripetersi
perché poi alla fine chi ne subisce le maggiori conseguenze sono le persone umili come era mio nonno. Quindi grazie ancora. Complimenti. Allora sì, a te grazie. Vedete che sulla medaglia c'è proprio il nome di Angelo Castelnuovo e con piacere la consegno al nipote. Grazie. Sì. Io che sarà la futura testimonianza di io la mia lettera per grazie. Ricordo. Va bene. Grazie. Va bene. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. La signora.